E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo spin-off. Sono nuovamente sulla mappa, quella che non sono tanto in grado di pronunciare, che però il buon zio Trabo mi ha detto di ricordare la parola zio e mettere zio Chow. Però è scritto Z-D-Z-I-E. Insomma, è complicata da scrivere, la trovate nel titolo, la trovate in descrizione, perché sì, le mod che utilizzo, la mappa, eccetera, sono qua sotto in descrizione nel video. Insomma, ricordatevelo. Vi ho promesso che gli spin-off sarebbero tornati con una cadenza diciamo non troppo in là, nel senso nel 19 magari portavo degli spin-off e poi mi fermavo, ne portavo degli altri. Non mi ho mai fatto mancare nulla, perché voglio dire, video ne ho sempre portato, ne ho sempre portati, insomma sì, però gli spin-off dipendeva un po' dal materiale che avevo, dalle mod che uscivano. Stavolta, a mente fresca, ho cercato e cerco e cercherò di portare con cadenza regolare i 4 spin-off che ho avviato. Spin-off cosa significa per me, per chi non dovesse saperlo? Delle serie che sono, come dire, appunto a cadenza un po' diciamo non settimanale, anche se in realtà spin-off sarebbe un qualcosa che si dirama da una serie principale. Per farvi l'esempio, se io seguo la serie in Trentin e dopo un giorno faccio un qualcosa di alternativo ma stando sulla serie in Trentin, che però non è nella linea temporale della storia in Trentin, ecco, quello sarebbe uno spin-off a dire il vero, però io lo mantengo così. Vabbè, e finalmente sono qua di nuovo dopo un mese esatto, quindi adesso cicleremo con la mappa dell'est, quella inglese, poi per proseguire con quella nel nord della Germania, quindi in New Bartelshagen, o come si pronuncia anche lì, e poi concludere il ciclo degli spin-off con quella forestale nella Chainsaw Valley. Quindi questi sono i 4, poi la serie in Trentin prosegue. Prossimamente, lo sapete, non è ovviamente ormai una novità, ma spero e mi auguro di iniziare una vera serie sandali con i calzini, che è il mio marchio di fabbrica, però mi serve una mappa in particolare, i mezzi più o meno ci sono per il momento, e poi ovviamente quando sarà ora e sarà possibile la serie sulla mappa Italia, quindi quelle altre lì saranno altre due serie che probabilmente metterò magari il mercoledì e venerdì, così saranno serie sempre, tutti i giorni praticamente, così ci resterò secco sotto il microfono, no dai, spero di no. E poi ovviamente, vabbè, le mod importanti sapete che comunque ve le presento nelle serie, ma se sono mod o preview che per un particolare motivo si necessita di presentazione o preview, appunto quelle, vabbè, le vedrete in video separati, quindi sapete che vi porto tutorial di tutto e di più. Insomma, su farming cerco di fare il possibile, come sapete oramai da tanti anni, sembrano pochi, però sono passati 4 anni, adesso mi fa un po' impressione questa cosa, ma vabbè. Devo ringraziare comunque come al solito subito tutti gli iscritti e tutti gli abbonati. Fra l'altro, con queste serie avrò l'opportunità finalmente di leggere un po' di nuovo i commenti, perché queste sì sono cose che mi preparo la parte filmato e quindi poi ci parlo sopra, ecco, detta così proprio in termini terra terra. Quindi ringrazio tutti gli iscritti, oramai siamo a 13.500, vi ricordo se entro la fine dell'anno arriviamo a 20.000, che teoricamente, stando a statistiche, probabilità e come dire, tiro dei dadi a mo' di speranza e vediamo se succede, teoricamente sembra fattibile, però vediamo. E quindi se arrivo a 20.000 vi mostrerò come video bonus la postazione del Nico, perché mi sembra una cosa che non sia strettamente necessaria e quindi ve la do come bonus. Sicuramente non sono il tipo che vi dice: ah, se arriviamo a 150 like allora prossimo video. No, se il prossimo video io devo farvelo vedere, perché c'è dentro qualcosa di interessante, di importante che dovete sapere, non contano i like. Dopo ovvio che sono contento se promuovete i miei video, nel senso che uno si iscrive, mette like, commenta, fa quello che vuole, insomma quello è ovvio, però deve venire un po' da sé, dovete essere voi mossi da questo spirito di aiuto verso il Nico, e non devo ricordarvelo ogni volta, perché sennò anche lì sono soliti video che vi stracciano non dico cosa per
2-3 minuti vi dicono cosa fare, no, uno dovrebbe già saperlo, penso, ma vabbè. Quindi ringrazio appunto gli iscritti e gli abbonati, e sicuramente l'ho ringraziati tutti, perché c'è sempre qualche video in cui arrivo a appunto dire grazie al nuovo arrivato, e vado indietro perché non mi ricordo fino a dove, ed è meglio appunto piuttosto ringraziarli due volte che dimenticarsene. Quindi sono sicuro di non aver ringraziato, perché è la prima volta che ho l'opportunità di farlo a video, Marco Taufer, e mi fa un gran piacere che mi ha detto che segue i tutorial, segue la serie in Trentin, tra l'altro mi ha scritto anche in Trentino e mi fa molto molto piacere. Poi Azienda Agricola di Camati E, punto, quindi il nome, e poi Giardini F, punto. Quindi anche lui il mio grazie, Agririga 4.0, Mattia Magnum, Andrea Tosi, Nichols, Giovanni Tonolo e Andrea Bocchiotti, che tra l'altro ha fatto anche l'upgrade, e lo ringrazio. Quindi sono arrivato sicuramente a salutarvi, ringraziarvi tutti, e tra l'altro, se non erro, infatti proprio Giovanni Tonolo, gli mancavano i video in cui andavo appunto a commentare, a leggere i vostri commenti e avere appunto un feedback, nonché vedere le mod che sono uscite, quindi quello che facevo in pratica sull'Ellerbach. Quindi con gli spin-off che saranno settimanali, e questi sono già iniziati, mentre le altre serie non so quando li inizierò, per ovvie ragioni che ho detto prima, direi di tenerli giustamente come motivo di trascorrere del tempo con voi e parlare con voi. Quindi direi di iniziare subito appunto a vedere i vostri commenti sullo scorso episodio, e poi salutare tutti quelli che hanno partecipato, che si sono presentati, che hanno lasciato un commento. Inizierei con Michele Damian, che saluto e ringrazio, fa ciao nonno, mi fa sempre piacere quando usi questi mezzi perché sono più nelle mie corde. La scelta della Dawn è estremamente azzeccata, mi dispiace solo che i sound non siano gli stessi della versione 2019, che ho usato talmente tanto che Clan Adam Toki mi ha detto, e quindi per i non addetti ai lavori del dialetto, Clan Adam Toki è finita in pezzi in pratica, ecco, e quindi l'ha sfruttata veramente tanto. Ti ringrazio, non avevo dubbi che ti piacesse la serie e i mezzi, perché so che sei un amante dei mezzi dell'est, anch'io li adoro, poi se sono fatte bene le mod le adoro tutte, però ho delle predilezioni particolari, appunto ovvio che sono anche mod per serie americane fatte bene, però lì non mi ci trovo, qua invece mi ci trovo bene. Vi dico solo, la mappa, il link io ve l'ho sempre dato corretto, ho e vedremo appunto di problemi di multi-angle, però come sapete queste serie preregistro un bel pezzo di materiale e dopo magari neanche finito di registrare che il giorno dopo esce l'aggiornamento. Vedi la Chainsaw Valley e anche la New Bartenshagen, non ho neanche finito di iniziarle che poi è uscito un aggiornamento della mappa e una delle due mi pare che richiede un nuovo save game. Quindi il Nico ha sempre, come dire, veramente un tempismo perfetto per mettere, diciamo, quella parte del corpo nelle pedate in quei casi lì. Però ormai il materiale ce l'ho, non è che lo butto via, ragazzi, sapete, devo gestire anche il tempo, quindi non è che vi butto lì il materiale fatto tanto per, no, è fatto con crismi, fatto meglio che potevo, però oramai se la mappa era quella vecchia, cioè ci perdo io. Voi sappiate che c'è quella giornata, quindi ve lo dico, anzi è motivo, vedete, di discussione, e quindi già sapete di dover stare attenti a cercare quella giornata, che comunque metto il link in descrizione, che non ha problemi di multi-angle di terreno e poi ha sistemato tante altre cose. Qua tra l'altro vi anticipo, andrò a proprio distruggere un po' tutto, nel senso questi campetti qua a me piacciono, tanti, stretti, lunghi e tutti vicini per poter coltivare diverse cose, però sono talmente piccoli che questi voglio unirli, ecco, questo ve lo dico subito così lo sapete. Ho un aratro non reversibile e quindi mi tocca fare il lavoro dal centro e continuare a girare, ma vabbè. Proseguiamo con i commenti. Il rosso, ciao Nico, beh, per il discorso iniziale dico solo che è assurdo sentire parlare di guerra nel 2022, sì, questa tipologia di video li aspettavo proprio, non vedo l'ora di vedere al lavoro questo questione giallo, ed è questo qua, ma anche quello bianco e giallo con i cinghiali non deve essere niente male. Sono d'accordo con il discorso del non mi piace, non ha senso, sarebbe molto meglio mettere un commento con scritto cosa non piace. Lo so, anche quello. Vabbè, tanto chi mette non mi piace neanche lo guarda il video, se è vero che lì sono invidiosi o bambini, anche se magari sono un po' adulti, ma sono bambini lo stesso, tanto vedo, insomma, il discorso non mi piace, li vedo e
tante volte sono sempre gli stessi, ma vabbè. E secondo, ah no, ok, e secondo me non sbaglio niente, anzi il video è una sorpresa, non è per niente facile, da un po' di tempo a questa parte lo capisco ancora meglio, lo so, sì, perché appunto anche te porti un sacco di video, che alcuni ovviamente non posso dirti l'ho visti tutti perché sarei un bugiardo, non è vero, non ho proprio tempo materiale, però alcuni l'ho proprio visti veramente proprio da cima a fondo e sono veramente belli, interessanti, lo dico perché è vero e mi fa piacere, tra l'altro mi fa ancora più piacere perché poi mi hai nominato ancora come mentore di ispirazione, quindi scusa, non potevo non venire a vedere il video, ci mancherebbe, e quindi continuo così. Poi il commento che va avanti, passo, vuoi un parere? Ah, ok, a me per esempio il test mod non interessa, adesso lo ricordo, sì, molto, perché mi piace provarla da me la mod, ma sarò strano, io non ho neanche mai chiesto link o cose del genere, forse perché gioco da PS4, ok? Continua così e poi PS per le padelle le prendevo volentieri, visto il commento che dico sempre, quando se voi guardate anche il bottone schiacciate su abbonati, non è che come lo fate di abbonate, perché capite, non è che uno schiaccia e dico sempre arrivano le padelle a casa o l'enciclopedia o i materassi, potete andare a leggere ovviamente i vantaggi che vi do, e anzi che li aggiorno sempre mantenendo sempre gli stessi livelli, insomma cerco sempre di darvi qualcosa in più. Ad esempio una delle grandi novità è la live per tutti gli abbonati, che riesco a portare in un paio di live al mese per star con voi una sera e far quattro chiacchiere, tra cui ero anche su questa mappa in live con voi. Proseguiamo con i commenti e trovo Thomas Guerzoni, ciao Nico, questa è veramente una gran mappa realizzata con criterio, mi auguro esca anche per console un giorno, un applauso per la scelta di mezzi sempre azzeccatissimi, ti ringrazio caro Thomas. Che esca su console la vedo dubbia, perché come sapete insomma basta poco per non poter, come dire, portare qualche mod su console per via di script, cose varie, quindi non voglio dare illusioni, non penso esca, dopo magari mi sbaglio, lo spero per voi. La mappa comunque è veramente veramente molto bella, se uno vuole starne in terre dell'est così, penso che, vabbè, al momento sicuramente è anche facile vincere perché mappe non ce ne sono tante, però devo dire che altre che potranno arrivare, se la battono, la battono appunto per morfologia o per certe cose particolari, che dopo allora uno si innamora del posto e dice ma no, mi piace più questa più dell'altra. Però secondo me sta qua, 5 farm, è molto grande, ha un sacco di campi, molto vari anche nell'ambientazione, ci sono fumiciattoli, canali, paludi eccetera, quindi è veramente veramente una mappa che consiglio. Saluto, ringrazio anche Luca e Bernizzi, fa Nico, a me non mi piace perché te combinami a disastri, e se la ride, quindi fa a me non mi è piaciuto perché non hai fatto disastri, però insomma i disastri ogni tanto capitano, cioè io sono contento di non farli perché mi piace fare le cose insomma bene, cercare di farle bene, cercare di farle ovviamente seriamente eccetera, poi se capitano ormai no, sai che ogni tanto perde colpi, comunque dai, tutto troppo tranquillo, un po' scritto, sto scherzando, ti ringrazio. Fabiaccio che fa, ciao Nico, una delle tante cose belle e originali di quei video sta proprio nel fatto che riesci a creare un'atmosfera coerente, ti ringrazio, sì, cerco sempre ovviamente come ho detto allo sfinimento di trovare una mappa che sia una zona geografica più o meno distinta, quindi qua vabbè generico su nell'est, in realtà ci sarebbe Polonia, però stiamo un po' larghi, facciamo est, e quindi cerco di inserire i mezzi di quel posto, è inutile portare qua il PS8090 perché fa visual o l'MV track perché piace a me, no, qua ci sono questi mezzi e quindi questi ci becchiamo, sia io che gioco, comunque non mi dispiacciono, sia voi che si apprezzate, insomma vedete come sono questi mezzi di quei luoghi. E ovviamente cerco anche più o meno col discorso colture, qua vabbè mettere frumento non si sbaglia mai in nessuna mappa, diciamo, ecco, però mettere qua cotone, anche se in realtà sì, qualche zona dell'est Europa, ma volendo proprio star larghi, raccolte di cotone le hanno, ok, ma ad esempio allora facciamo ancora più l'assurdo, mettere qua canna da zucchero, cioè capite come andare a metterla sull'Erlengrad, non ci siamo, quindi se io voglio far canna da zucchero dovrò adottarmi una mappa modalità, come si chiamava lì, quella del DLC, l'Estancia, l'Apaccio, c'è poco da fare, comunque vabbè.
Nicola Schio, ciao Nico, complimenti per lo spin-off, la mappa promette bene, gli avvenimenti stanno accadendo in questi giorni, perché si parla appunto di un mese fa e purtroppo sono ancora in corso, non so cosa dire veramente. In queste zone sono di poco a sud, condivido le tue parole, non serve aggiungere altro, credo che in tanti siamo qua per svago, distrazione. Personalmente mi piace seguire le tue serie, trovo che riesci sempre a fare qualcosa di particolare, le storie hanno sempre una loro logica, continua così, ti ringrazio, era più o meno il commento di prima di Fabiaccio che cerco insomma sempre di dare un senso alle cose, insomma di farle con un po' di criterio, dopo ovviamente anch'io ho i miei errori, ovviamente non è che sono qua che tesso le mie lodi, lo sapete, però l'intento di far bene c'è sempre, è sempre alla base di tutto. Arriva Giovanni Tonolo che fa sì con tante i, quanto mi mancava la serie Tetano e Brass de Ferri, complimenti Nico. Quindi caro Giovanni ti ringrazio, per questo commento io capisco già che hai seguito molto anche in passato e quindi mi fa molto piacere. E appunto eccoci qua che finalmente abbiamo l'occasione, che eri te il fautore e richiedente appunto, di poter leggere i commenti e anche le mod dopo arrivo, anche se vi spiego una cosa sul discorso mod, del mod hub eccetera, e qua posso ovviamente perché non sono in presa diretta, capisci ovviamente, ma avevi già capito perché c'eravamo già sentiti che una serie in Trentino non posso perché gioco e parlo allo stesso tempo e quindi è proprio un'altra serie. Comunque ti ringrazio, spero appunto di averti, come dire, accontentato stavolta e poi proseguirò negli altri video. Solito ringrazio anche Blue Jeans che fa, io dico che presto vedremo in azione il tiro. Caro, carissimo Blue Jeans, ha indovinato benissimo perché sono già qua, che alterno anche qualche visuale dall'esterno perché merita per vedere il landscape della mappa, come dicono quelli studiati, e anche il tiro per sentire un po' il sound anche da fuori. Ringrazio e saluto Mattia Magnum che fa, ma che spin-off, questa dovrebbe essere una serie vera e propria. Purtroppo come ti avevo detto anche voi, faccio fatica anch'io a portare tanti contenuti, adesso ho trovato una mia strada e riesco anche grazie agli abbonamenti e non è un caso che lo dico, ma anche perché ripeto, con strumenti aggiuntivi, una volta montavo i video con Windows Movie Maker, mentre investendo in programmi, adesso da un po' che ho investito in questo programma, però investendo ad esempio in Filmora riesco a fare delle cose che magari a uno possono sembrare banali, però riesco a montare i video meglio, quindi se risparmio ore di montaggio vuol dire che quelle ore, se le ho comunque disponibili, riesco a portare piuttosto un video o due in più. Per dire, ho anche uno strumento che mi permette di tagliare l'audio e in un attimo taglia le pause mute, quindi se magari in un momento devo leggere una cosa e poi devo tagliare eccetera, invece che farlo manualmente che ci vuole un secolo, ho lo strumentino, lo fa. Quindi capite quando che si chiede magari e fritto un caffè al Nico eccetera, che a tanti, cioè in tanti possono fare la differenza con veramente poco. Comunque avete dei vantaggi anche col primo livello, ci mancherebbe, perché le live, i salvataggi delle partite, l'archivio di 20 e passa video da circa tre quarti d'ora per farmi in 19, magari se qualcuno ancora su farmi in 19 li avete, e quindi tutte queste cose mi permettono di proseguire perché veramente fanno la differenza, credetemi, non è una cosa che dico tanto per dire, ma è la verità. E quindi grazie anche a Mattia che è fra gli ultimi arrivati, e più siete io più riesco a portare delle cose, specialmente cose utili per tutti insomma. Simone Boraso, ciao Nico, complimenti per i video, auguri per la nuova serie. Collegandomi invece a quello che purtroppo sta succedendo in queste ore, mi viene da pensare che la storia non ci ha insegnato proprio niente. Buona serata e al prossimo video. Caro Simone, intanto grazie del commento, grazie del discorso della serie, e hai super ragione che la storia non insegna nulla, perché di solito si dovrebbe imparare da errori anche gravi, però purtroppo non è così. Io prego e mi auguro che finisca in fretta. Fabio Serafini, grande Nico, ritorniamo in quel dell'antitetanica, pian piano riusciremo nell'intento di fare almeno 10 episodi su una mappa e se la ride, dai Nico alla prossima. Ti ringrazio caro Fabio, lo spero, di questo passo in un anno arriveremo a 12 video. E ci starebbe sì una serie, lo so, però capite che ripeto, per ora deve essere secondo me uno spin-off a questo livello. Comunque dai, Andrea Buttani, ciao Andrea, ciao Nico, fa finalmente gli spin-off, gran ritorno nelle terre di Brass de Ferri, scelta di mezzi è sempre impeccabile, azzeccata vista la location, e sì, prendiamoci un attimo di svago in questo particolare difficile momento, anche perché nel 22 ciò che sta accadendo è davvero triste. A presto.
Eh sì, comunque ti ringrazio il discorso di spin-off, finalmente sono tornati, infatti avevo inaugurato gli spin-off con questa serie, ti ringrazio anche a te per il discorso scelta, mezzi, location e tutto, e per i difficili momenti sì, non dico altro veramente perché non c'è altro da aggiungere. Saluto e ringrazio Andrea Bocchiotti che è appunto abbonato da poco, nonché ha fatto anche l'upgrade, quindi ti ringrazio. Vivamente fa: ciao Nico, è la prima volta che ti scrivo e ti direi di portare più test mod, visto che sei il migliore in questi video, riesci sempre a trovare alcune mod veramente interessanti e realistiche. Continua qui. Ti ringrazio molto, cerco veramente di fare il possibile. So che purtroppo spesse volte sono mod solo per PC e magari gli amici da console se ne risentono, però vi devo dire la cosa, non è colpa mia se la mod è da PC, quindi questo lo sapete. E quelle da console tante volte sono mod molto semplici che non occorre una presentazione, voglio dire, non è che devo venire a spiegare, ovviamente certe mod particolari, visti gli script eccetera, magari necessitano un attimo di spiegazione che magari non sicuro, anzi che uno si mette lì la capisce, però il mio lavoro è cosa? Spendere del tempo, visto che appunto siete abbonati eccetera, mi aiutate col canale, cerco di creare un video, poi va anche a beneficio di altri, che faccio i miei test e poi vi porto, diciamo, come si dice, anche se sembra brutto dirlo, però vi porto la pappa pronta e uno guarda il video e in 20 minuti dice: ah, Nico, fatto così, ok, funziona così, e lo sa e gioca diretto senza star lì a fare i propri test, diciamo. Ecco cosa significa test mod, presentazione mod, non è vedere se è bella o brutta, insomma, è vedere come funziona in quelle particolari. Comunque ci siamo capiti. Vorrei salutare e ringraziare anche tutti gli altri, insomma, perché hanno lasciato un commento. E subito ringrazio Mattia Colombi, Lorenzo, Rosa Colucci, Makarov MW3, Federico Bana, Fede BRB, Domenico Di Bartolomelo, Pietro, poi mi manca Pier Scerbo, nonché... no, quasi finito, no, Lorenzo l'ho già nominato, e Brando, ecco, questi avevano commentato, quindi volevo anche lasciarvi un saluto. Infine, sul discorso mod, adesso andiamo un po' troppo lunghi perché, come dire, me la sono presa comoda, ho parlato, ho chiacchierato e dopo il video diventa troppo lungo. Riprendere le mod che sono uscite dal primo giorno che ho finito farming è lunga e dura, io vi consiglio una cosa, di prendere la pagina del Farming Simulator, il sito, andare sotto Category e selezionare Gameplay. Da lì iniziate, già lì vedete, poi magari ne parliamo nel prossimo spin-off, cercherò di essere più breve e meno chiacchierone e vedere queste benedette mod, ma sono tante da prendere, solo che appunto mi piacerebbe un attimo discuterne con voi, di guardate, è uscito questo, ma siccome quelle che sono uscite in settimana, ok, sì, si potrebbero vedere, ma mi piacerebbe fare una cosa fatta bene e riprendere quelle che sono uscite dall'inizio, però sono tante, quindi intanto il mio consiglio è andare in Category, ripeto, Gameplay, che trovate quelle migliori che stravolgono un po', non so, se dentro la Create Field with Cultivator, la GPS e l'Additional Game Setting che ho presentato, l'Extra Gears che ho presentato, insomma sono quelle che cambiano tanto la faccia del gioco. Poi ovviamente ci sono anche altre mod interessanti in altre categorie, però questa è una categoria per me molto molto speciale. Detto questo, cari miei, qua bisogna finire un attimo il campo, ma lo finiremo la prossima volta e poi varieremo anche la lavorazione. Lo spin-off è durato anche forse troppo, non lo so, fatemi sapere. E basta, cari miei ragazzi. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente ci vedremo con la solita programmazione durante la settimana, con sorprese qua e là di varie preview, magari eccetera. Trovate tutto, insomma, basta come al solito essere iscritti e attenti a quello che butta fuori sul canale il nonno Nixo. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fate i bravi e ci vediamo presto, anzi prestissimo. Ciao a tutti ragazzi.